it's all it's oh. all it's oh. all Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti, bentornati in live, come la va? Come state? Mi si sono spanati in Anulith tipo. Eccoli, buonasera a tutti ragazzi, una live un po' sorpresa dal momento che pensavo oggi, salve, di andare avanti con Supermarket Simulator Invece ho avuto una rivelazione, una rivelazione di cui a breve vi, eh, ovviamente, vi informerò, vi terrò partecipi, sappiate che la mia vita e anche le vostre non saranno più le stesse perché non credo sarete pronti per quello che arriverà stasera, ragazzi. Come vi ho detto, portiamo un po' di varietà. Buonasera a tutti in live, come al solito. E, e adesso io partirei da una roba. Io non so perché l'ho fatto. Non so neanche perché l'ho comprato. Ma non è quello il problema. Ora capirete, ragazzi. Ora capirete. Capirete tutti a breve. Allora. Davanti a noi, vi lascio ovviamente dove poterlo acquistare perché so che in realtà lo Parto dal tutorial. Ah, ok, volevo farvi vedere il trailer. Allora, prima parto dal tutorial e poi vi spiego come si sviluppa il gioco. Facciamo così. C'ha ragione Lore. Spoiler troppo. Avete... Lore l'ha visto, ha visto il trailer, le è piaciuto tanto. Tanto che non vede l'ora di comprarlo anche lui. E ora capirete, capirete a breve, ditemi un po' se la musica è troppo alta e così via. Quindi direi di andare in game, ragazzi. Eccoci! Davanti a noi Beach Club Simulator, un simulatore di Lidi, nel senso che ci permetterà di gestire un Lido balneare in tutte le sue forme. E intanto Dark, grazie mille, grazie mille per il secondo mese. Potremmo ampliare la nostra spiaggia, fare eventi, insomma gestiremo tutto, fin troppo. Quindi partiamo dal tutorial e poi capirete bene di che si tratta. Eh? Sei sicuro di voler creare un nuovo gioco, questo cancellerà il vecchio salvataggio perché ragazzi l'ho provato due minuti. E ripeto, la mia vita non è più la stessa, sappiatelo. Tutto ciò mi scuso anche se mi sentite con la voce più nasale del solito, ma so influencer, molto bene. Inizia il tutorial, ragazzi. Eccoci qua. Una doccia e un VC sarebbero carini. Buonasera a tutti. Non dimenticare di pulire dopo aver usato il bagno. Noi ci troviamo in questo ostello. Eh, ragazzi, vedrete che bel gioco è! C'è anche la questione del bagnino, capirete. Quindi noi siamo in un ostello, in questo caso, vedete c'è la spunta che ci dice che il bagno è a due metri, io apro la porta e ragazzi io mi imbarcherei a poppa. È tradotto benissimo, c imbarchiamoci a poppa e si parte verso il mare delle, delle cose belle. Notare anche lo sforzo di sto ragazzo. Allora, eh... <ride> continua a sostenere che non l'avrei voluto comprare. Comunque, puliamo il bicycle, facciamoci una doccia, vi prego. Facciamoci una doccia. Sappiate che è peggio di GTA sta roba, sappiate. Vedete, lui fa la doccia, tutto carino, tutto niente, molto disinsa anche, vedrete. Lascia l'ostello e mangia qualcosa. Può andare al camion dello street food, quindi noi lasciamo l'ostello. Eccoci qua e andiamo verso la nostra spiaggia perché noi siamo padroni di un lido balneare ragazzi Eccoci benvenuti in questo nuovo mondo ricco d'avventure ragazzi vi ricordo che trovate il gioco qua Buonasera a tutti vedete c'è chi balla c'è chi canta c'è chi torna indietro e capirete bene. Noi dobbiamo andare verso, ovviamente il camioncino perché abbiamo fame. Vedete, qua c'è anche chi fa esercizio fisico. Guardate il nonno. Eh, vabbè, vorrei essere come lui, ragazzi, uno sprint, signori. Io ho appena preso la Tachipirina 1000, sto ragazzo mi fa 4 a 0. Andiamo avanti. Ecco qua. Compra e mangia. E a questo punto vai alla tua spiaggia ragazzi, perché noi abbiamo una spiaggia, noi dobbiamo iniziare a gestire la spiaggia. E ci andiamo ragazzi. Crea il tuo segno, interagisci su di esso per personalizzare il colore, l'icona, lo stile del carattere. Crea il tuo segno signori. Altra cosa, dal menu principale, avete visto che a breve arriverà un upgrade che aggiungerà un sacco di attività al nostro gioco. Che in realtà è già pieno di robe da fare, ma ripeto, adesso finiamo il tutorial e poi ci vediamo il trailer così capirete cosa vi ho portato oggi. Solo giochi di qualità. Allora, modificare abbiamo le icone. Vedete, del lido. Ne abbiamo quattro, eh, niente di che, abbiamo i font. Questo è bellissimo. Il colore di sfondo, possiamo scegliere il colore che vogliamo. Io andrei ovviamente su un ciano perché lo sapete, il mio colore tipo preferito. Nome, il colore, ovviamente possiamo scegliere anche il colore della scritta, ragazzi. È anche in italiano, certo, ragazzi, certo. Sta tresciata in italiano. E ora dobbiamo capire, buonasera a tutti, come chiamare il nostro Lido. Io lo chiamerei a, -A, a, Lido. Possiamo andare avanti. Salviamo, ragazzi. La nostra vita non sarà più la stessa. E... Va benissimo. Pulisci la tua spiaggia. Qua ragazzi, tab, prendiamo la pala e puliamo la spiaggia. Qua c'è una cacchina di cagnetto, credo. Qua c'è qualcosa da raccogliere. Qua c'è anche una coroncina di Miss Italia. Vuole ovviamente tante belle cose. Perfetto. Qua ci sono dei bicchieri fatti di bambù. E siamo a 5 di 10, ma guardate che schifo. Buonasera a tutti, ragazzi. Ma mi hanno lasciato la spiaggia tutta sporca, eh. Mo', ragazzi, vediamo che succede. Non avete ancora visto niente. Io so già che entro questa fine serata. Voi lo comprerete tutti, sto gioco. Guardate che bella la cacca in HD. Molto bene. Acquista un lettino per la tua spiaggia. Menu radiale. Guardate il telefono, che bello. Abbiamo la copertura, ragazzi, qua c'è il campo, della Vodafone. E eh no, ragazzi. Oggi abbiamo aperto un lido. E ovviamente qua c'è pure la pila. Se vogliamo. Ma guardate, un po' è tutto touch Stoify invece di Spotify, Gray, Ragazzi. E io farei un, un selfie per inaugurare ovviamente la spiaggia. Dai, ma che bello! Siamo su Instagram, ragazzi. Ma che bello! Vabbè, andiamo avanti. E qua devo fare, ovviamente, da telefono, acquisti, shopping, dimora, corsa di pesce, porto degli yacht, cibo di strada, la tua spiaggia, ostello, casinori, venditore auto e mercato. Ragazzi, guardate che sto giochino, per quanto sia trash, è tanta roba. Poi vi faccio vedere il trailer. Sappiatelo. Qua però dobbiamo comprare un lettino per la mia spiaggia. Quindi vado qua e vado a prendere, credo, visto che per il tutorial non abbiamo in realtà nessun costo. Io prenderei questo. Ma che carino. Ovviamente una volta comprato questo, ragazzi, dobbiamo aspettare che ci diano le scatole. Buonasera a tutti, ragazzi. Guardate che arriva il postino da Amazon. Vi voglio solo far focussare sull'animazione di sto gioco. Io proprio. Però deliverus spostati. guarda quanto è felice di darci! A parte che là dentro un lettino a due posti, per carità. Però guardate quanto era fiero. Popo fiero lui. Oltretutto, possiamo anche interagire, anche flirtare con la gente, ragazzi, in mezzo The Sims. Vedrete, intanto, buonasera a tutti, mo prendo il lettino. Vedete, lo metto qua vicino al bar, se riesco, così almeno possiamo ovviamente fare una roba decente. Capirete il motivo a breve, perché lo metto qua vicino al bar, perché poi i clienti mi ordineranno il menu, io dovrò portare il menu ai clienti, ma vedremo dopo. Oltretutto, se vado a fare E, posso modificare il posto. È tutto personalizzabile, cioè bellissimo. Ora qua devo fare, ovviamente, attirare più clienti mantenendo basso il prezzo. Quindi vado su My Beach. Ok. Abbiamo ovviamente la password e il login già fatto. E la tassa di iscrizione è 6 dollari. La quota di iscrizione VIP è 75. E però dobbiamo anche vedere il pagamento delle fatture, la crescita della spiaggia, i dipendenti e il menu. Cioè, ragazzi, è fatto davvero bene. È trash, ma è fatto bene. In questo caso, dobbiamo assumere un barista. È l'unico barista che vedo, perché questi sono Camerieri e Sam. E intanto, Ale, grazie mille per il dodicesimo mese. Auguri, auguri, un anno. Ragazzi, questo è Beach Club Simulator. Lo trovate su Steam. E io assumerei la motivazione altissima, l'energia altissima, la comunicazione altissima. E oltretutto, stipendio giornaliero vuole niente. Dobbiamo ovviamente andare però qua nel menu di shopping. Credo. E dobbiamo prendere le bevande. In questo caso io prendo una birrozza, ragazzi. Eccola qua. Molto bene, e poi devo fare, ah, ecco, sempre da qua, vedere le tracce di cibo. Questo, ragazzi, è il tutorial è del gioco. Ma è quasi finito, non dura troppo. Il tutorial, tranquilli. Buonasera a tutti. Ma la parte più trash sta per arrivare. Non avete visto ancora niente. Fidatevi di me. My bitch e qua devo vedere le scorte dal menu. Infatti, qua se io vado a fare così, esatto, posso prezzare tutto e quant'altro. Sei pronto? Apri la tua spiaggia per accogliere i clienti. Raghi, ce l'abbiamo fatta. Apriamo. Ho preso il succo di mer, pensavo fosse una birretta, scusate. Io aprirei, qua addirittura c'è pure la cassettina delle offerte, giusto? I clienti danno la mancia in base ai prodotti da spiaggia utilizzati, cito, molto bene. Ragazzi, apriamo la spiaggia, siete d'accordo? Io aprirei. Io aprirei, non vedo l'ora di vedere i clienti. Eccola qua, la prima cliente. Con i clienti, ingresso normale. Possiamo decidere se rifiutare o accettare. Vi farò vedere quando si rifiuta. Per ora accettiamo. Ecco qua la cliente. Prendi l'ordine del cliente e consegnalo così ci fa vedere più o meno cosa si può fare. Approfitto per far vedere che possiamo comprare per 70.000 dollari la piscina, mentre da questa parte c'è il campo da volley. Insomma, c'è un mucchio di roba da fare. In tutto ciò lei vuole un succo di mela, anche lei. Quindi vado dal nostro simpaticone, vado a prendere un succo di mela che mi ha chiesto. Ovviamente la cliente ed è quello che ho comprato, in realtà non abbiamo scorte, ma questo è il tutorial. E capita che quando finisce l'ordine lui si comporta. Non l'ho capito. Cioè, in realtà, anche in fase. Di... Lui resterà così per sempre. Questo gioco, ragazzi, si chiama Beach Club Simulator. Non chiedete il motivo perché lui stia così fatto. Così. Uh... Vabbè, non importa. Lui starà così per tutto il resto della live. lo sì, dobbiamo dare ovviamente il succo. Consegniamo. E ovviamente, sono molto soddisfatto. Ecco un consiglio. Ragazzi, avete visto cosa c'è laggiù? Squale, squello, squalo. Ragazzi, arrivano pure gli squali, quindi dobbiamo bastonarli. E voi direte: Vabbè, ma tu sei nudo. Guarda, adesso si gira e ti mangia. Guardate un po'. Notare. Che movimento di squalo proprio. L'ho sbalzato a tre chilometri. Il tuo cliente sta negando. Salvalo. Ragazzi, sta negando la signorina, salviamola. Guardate. Una pagnotta, praticamente. Notare che comunque lei è ancora sott'acqua, quindi in realtà sta affogando qua. Guardate l'animazione del salvataggio. Eppure Baywatch. Ragazzi, io sto amando follemente sto gioco. E poi, con il mouse, dobbiamo anche fare tutte le cose. Le ha fatto... E se è salvata, presta attenzione ai commenti dei clienti e vediamo un po' su crescita e popolarità, ragazzi. Atmosfera meravigliosa Potete rilassarvi sui lettini in spiaggia Non ce n'è manco uno di lettino E godervi la giornata sorseggiando deliziosi drink Grazie Sono arrivate le bollette ragazzi. E certo è un gestionale Quindi ovviamente dobbiamo andare su tariffe E pagare per ore è solo un dollaro E ragazzi abbiamo fatto tutto Caccia il cattivo che fotografa segretamente i tuoi clienti E mo lo cacciamo Praticamente c'è gente che viene a fotografare i miei clienti Ed è un cattivo Quindi cosa succede al cattivo che fa foto a sbaffo? E mo ve lo faccio vedere Guardatelo Guardate che cattivo Io sto amando fo... alla follia sto trash sappia. Guardate un po' Vai a caccia di tesori nel mare Guardate un po' oh, Ho ucciso il cattivo e poi, ma cos'è? È GTA The Sims con una nota tanto trash. Ora, ragazzi, starete vedendo, ho preso il nostro bel detector. Perché? Perché nel mare ci sono i tesori, ci sono anche i collezionabili. Ragazzi, perché non avete ancora acquistato questo gioco? Vedete, possiamo prendere i, i tesori, in questo caso una monetina. E vi faccio vedere cosa succede. Se io vado sul telefono e vado su trader, quindi in realtà all'asta, posso fare partecipa all'asta se voglio comprare o vendita all'asta. In questo caso io vorrei partire da 89 dollari e provare a vendere la monetina. Dobbiamo aspettare 20 secondi, ragazzi, perché vedete c'è l'asta, c'è Lucas che offre di più Natalie 99, quindi come vedete 104. Vedete 109 e in teoria possiamo guadagnare dalle aste dei tesori che prendiamo al ma, cioè ragazze, è una roba troppo trash. L'asta è finita, andate in pace e io posso rifiutare oppure vendere. In questo caso, vendiamo. Ragazzi, è fatta. Dormi e ricaricati. Puoi andare all'ostello, puoi soggiornare nell'ostello pagando una tariffa giornaliera finché non possiedi una casa, sì ragazzi, perché possiamo anche comprarci casa, possiamo comprarci anche l'auto. Adesso vi faccio vedere il trailer, ragazzi, perché non so se vi sta piacendo questo gioco. Adesso vi chiedo, vado a dormire. Ti, ti stai crollando di dosso, ti stai scrollando di dosso la fatica della giornata. <ride> Grazie, Lore. Dicevo, ragazzi, che vi pare di questo gioco? Il tutorial è finito. Quindi, adesso abbiamo 1000K e possiamo iniziare: vedete? 15.6.2024 2024. È la stagione estiva. Vi piace, ragazzi, secondo me può essere carino. Però, intanto andiamo a poppa. Perché, ragazzi, sì, guardate, ripeto, come si piega e si sforza, ragazzi. Secondo me vale oro. Sto gioco è in full HD. Molto, beh, oltretutto notare cosa aveva in corpo sto ragazzo. Praticamente lo dovevano ricoverare. Ciao Barbara, ciao a tutti. Diciamo ragazzi, vi sta piacendo questo gioco? Beh, sappiate che non avete visto niente. La caccia al tesoro in mare è iniziata. No, fermi, vi devo far vedere il trailer, però aspettate. E come faccio ad andare alla caccia al tesoro? Maledetto gioco. Aspettate, che mo' vi faccio vedere il treno. La vostra vita davvero non sarà più la stessa. Ah, ecco, probabilmente io devo andare al mare e prendere più tesori possibili. Vedete, di tanto in tanto c'è la caccia al tesoro. Dovrebbe essere tipo da queste parti il tesoro, una roba del genere. Eccolo: un leone dorato. Che cacchio sto vedendo? Ce n'era solo uno, ragazzi. Di leone. Cioè di, di tesoro. Pensavo ce ne fossero di più. Quindi, in realtà, la, la caccia te la segna. Dicevo, ragazzi, io farei così un attimo. E a questo punto, voi che non avete visto niente, preparatevi perché la vostra vita non sarà più la stessa. Vedrete le vere potenzialità di questo gioco. È arrivato il momento di far vedere il trailer perché quello che vi ho fatto vedere finora era il tutorial, ma vi ripeto, fidatevi di me: non avete visto niente. Quindi, visto che è arrivato il momento di vedere la ciccia di questo gioco, ragazzi, preparatevi. Preparatevi. Benvenuti nelle possibilità di questo giochino che vi ricordo non richiede un PC troppo performante e costa 10,90. Quindi, come Supermarket Simulator, preparatevi a vedere che cos'è questo gioco. Questa è la nostra spiaggia, l'abbiamo visto in tutorial, la dobbiamo ovviamente Personalizzare in questo caso e si può fare da, dalla nostra bacheca, questo si vedeva in tutorial. Poi possiamo ripulire la spiaggia per fortuna c'erano meno pezzi, ma sappiate che questa roba è importante. Dobbiamo pulire e setacciare la spiaggia anche dalle cacchine in Full HD, possiamo comprare un sacco di cose per far diventare la nostra spiaggia un vero e proprio lido. Guardate. Ora possiamo cominciare col martello a mettere un sacco di cose, ombrelloni, lettini e quant'altro. Quindi, ragazzi, sì. Possiamo fare anche delle impalcature, possiamo mettere anche giochi da spiaggia. Ovviamente, qua c'è tutto il menu che vi ho fatto vedere della gestione. Possiamo avere un bar. Ma guardate cosa sta per succedere. Qua, ovviamente, dobbiamo badare alle finanze. Lui l'accetta, lui l'accetta, lei l'accetta, lui no. Guardate cosa succede quando non accettate la gente in spiaggia, le manate, signori, così a Muzzo. E poi dobbiamo portare anche, ovviamente, dal menu tutti gli ordini alla spiaggia. Buonasera a tutti. Qua c'è un tizio che fotografa, l'abbiamo visto, manganellate, ovviamente la gente può anche essere in pericolo, l'abbiamo visto in fase di tutorial. Guardate, l'animazione è la più bella del mondo, li dobbiamo salvare. Ovviamente qua ci fa vedere quello che abbiamo fatto, gli squali, squali, squelli possono mangiarsi i clienti, quindi dobbiamo stare attenti e cercare di salvarli con il bastone, perché vedete lui sta mangiucchiando un nostro cliente, possiamo raccogliere i tesori e fin qua vi ho già fatto vedere io. Ma poi, ovviamente... No, Barbara, è il, gioco... è il Goti di quest'anno, c'è l'asta, dove vedete possiamo ovviamente vendere i tesori della spiaggia. Poi succede che arriva questa gente cattiva che ci chiede ovviamente dei soldini altrimenti ci fa fuori. E poi, però, possiamo creare anche gli eventi nel calendario. Quindi guardate, ragazzi, possiamo organizzare gli eventi nella spiaggia, signori, ma che bello è! Eh? Vedete, possiamo fare le night in spiaggia. Bellissimo, guardate il tizio come balla, mi sto emozionando. Vedete, anch'io mi posso mettere a ballare in quanto proprietario, perché io sono il gestore e poi, una volta che saremo ricchi, possiamo comprare le auto, in questo caso la Lamborghini, non la Lamborghini, possiamo andare in giro come GTA, possiamo comprarci la nostra casa e poi possiamo anche fare delle interazioni flirtanti con i tizi. Quindi in realtà ragazzi, possiamo anche avere una relazione, c'è Instagram. C'è il casino. In realtà possiamo anche giocare al casino. Cioè, ragazzi, guardate che bellissimo sto gioco. E poi qua possiamo anche fare le gare di pesci invece di cavalli, le scommesse sulle carpe, ragazzi. E poi possiamo prendere la barca andare in altre isole, possiamo andare anche a farci dei giri con la barca a vela. Io non so se tutte queste. Lo yacht, ragazzi, non so se ancora tutte queste cose siano già implementate. Alcune cose credo arriveranno con un prossimo upgrade. Però ragazzi, sto gioco è la vita Cioè, dai Non vi aspettavate Guardate che c'è un sacco di roba da fare su questo gioco È trash, però è, è ricco di cose da fare, signori È bellissimo Eh, dai A questo punto, ragazzi, abbiamo finito il tutorial Riprendiamo E vediamo un po' cosa possiamo fare oggi Uh, ma io sento qualcosa che fa Uh, quindi qua c'è altro tesoro Fermi ragazzi, qua vedete c'è un altro. Ah, no, ma è il mio lido. Ah, ma ogni giorno devo pulire e c'è pure uno squalo. Squale, squello. Eh, ragazzi, ogni giorno ovviamente vado a pulire. Vi ricordo che poi, quando avremo soldi, avremo i dipendenti. Eh, ragazzi, un gestionario, un simulatore. Quindi tranquilli. Ora vado a pulire un po' la spiaggettola. Magari qua c'è qualcosa anche in acqua, non lo so. Io prenderei il detector che magari mi dà altri tesorini, spero, perché vorrei venderli all'asta, altrimenti prendo a capocciate lo squalo e passa la paura. Eh, mi sa di no. Ok, allora ragazzi, cominciamo. Come ho scoperto questo giochino due minuti prima di andare in live, la mia vita è cambiata, ma... Martina. Sì, come vi avevo detto ragazzi... Lui resterà così per il resto della live. Molto bene. Dicevo, andiamo sul nostro smartphone e facciamo shopping. Facciamo uh, qualche bevanda. Io ne prenderei che so, sette caffè. Ah, 10 articoli alla volta. Ah, ok. È praticamente come ok, è come il supermarket. Va bene. Ok, prendo anche alimenti. Abbiamo preso un po' di pizze, prendiamo anche un po' di questi. Stiamo attenti alle finanze, ragazzi. Ok. E poi prenderei magari eh, qualche lettino in più da spiaggia, un po' di sedie. Una, due. Ok, questi arrivano. Gli squali possono ucciderti? Credo di sì, ragazzi. Credo di sì. E lui è sempre felice. Aspettiamo ovviamente il corriere che arriva correndo. Mettiamo le due sdraio e apriamo, ragazzi. Perché ovviamente è il nuovo giorno speriamo di guadagnare qualcosina. Che prezzo ha che cosa, ragazzi? Devo più che altro, esatto, prezzare le cose Perché altrimenti si è messi male In questo caso Ah, il gioco 10 euro, ragazzi 10 euro è qualcosina come E supermarket simulator In questo caso c'è il menu Ma non voglio far così E mica so scemo Io voglio fare così, ragazzi My Beach Menu E scusate se poco Io aumento i prezzi, eh eh, altrimenti ragazzi non ne veniamo a capo. Anche questo, almeno 3. La cola 2. Il caffè va bene così. Non ricordo cosa ho comprato. Forse la soda. Non mi ricordo. Ma un minimo ragazzi vado perché altrimenti è un problema. Provo a mettere anche 7 dollari per l'iscrizione. E fin tanto che faccio questo ragazzi, torno qua e vendere all'asta il leone. Prezzo di partenza 30. 50 Fintanto che aspettiamo che arrivi la gente Ragazzi, l'acqua no, no ragazzi Per ora no Vediamo quanto mi danno Eh ragazzi dobbiamo rientrare delle spese È comunque un gestionale, comunque si prenderò Anche l'acqua ragazzi, è che non voglio spendere Troppo, fintanto che non guadagniamo Ancora troppo, vediamo un po' eh Ho paura di andare in fallimento Beh 60, dai Ci siamo rifatti un po' di uh, Dindini e scusate, che qua c'è la fila per entrare. Accettare o rifiutare? Accetto, signora. È una VIP! E lui non è VIP. Che fa? Gli do uno scavo. No, dai, accetto lui. Lui mi sa che è un po' arrabbiato con la vita. Ingresso VIP! Scherzavo, entra pure, tesoro. E fossi pazzo? Notare che ho 60 e basta. Cioè, ragazzi, si è messi male. E lui comunque è bello, bello sereno. La signora sta nuotando, speriamo non anneghi, molto bene. Lui vuole un succo, arriva subito e lui continuerà a ballare, sappiatelo. Lui continuerà a ballare all'infinito. Grazie, la prendo e la porto al VIP. E lui è VIP, è mica so scemo, i VIP ce li teniamo. Fatevi vedere se la signora è ancora viva. Molto bene. Si sta avvicinando allo squalo, squale squello. Spero vada tutto bene. Uh, ma qua c'è altra gente, fermi. Eh, Io qua fare uno scappellotto. Perfetto. La signora, sì, certo, 75, anche lui. Notare la finezza, ragazzi, di sto gioco. Comunque. Lui è molto carino. Ingresso normale è uguale a quello che è già entrato. Perché in realtà poi i i PG sono finiti. Uh, oh, ma lui mi sembra un VIP, eh. Guardate con gli occhiali da sole. Ma no, è tutto finto. Anche la barba è brutta. No, no, ciao. Eh, che sono scemo. Uh, ma hanno dato la mancia. Perché io ho tratto bene i clienti, ragazzi. Fermi, la signora è ancora viva. E qua c'è gente che fa così. Lui è vivo. Lui è vivo. No, no, lo squalo sta bene. Uh, ma lui vuole una pizza e gli spaghetti, scusate. Eh, vabbè, ma da solo cattivo. ...volini di Bruxelles. Da solo, ragazzi, è un guaio, eh. Scusate che... E lui ogni tanto balla, perché sì. Molto bene. Consigliamo a lui. Lui vuole gli spaghetti. Non ricordo se è aumentato il prezzo degli spaghetti. Spero di sì. Non ci voglio credere. Grazie. Amico mio, mo' prendiamo gli spaghetti. Eh, ma lì c'è la fila. Fermi, ragazzi. Anche lui la pizza. Porca miseria, io so solo. Sono solo stasera senza di. Ingresso VIP, allora accetto. In realtà, secondo me, dovrei evitare di um, far entrare troppa gente. Perché essendo solo, secondo me. Uh, ma anche Agnes. Dicevo, essendo solo, secondo me è un problema. Lui vuole il succo, succhino, molto bene. Lui vuole la pizza. Lui vuole il succo. Ok, la soda. Beh, lo squalo sta ancora lì. Qua non è morto ancora nessuno. Va tutto bene nel mondo, ragazzi. Che ignoranza. Eh, lui sta bene. Qua ingresso normale, no, guarda, rifiuto. Signora, qua... Eh, eh, beh, 75, io vado. Però, ragazzi, non sto guadagnando, eh. Fermi, devo menare lo squalo. Buonasera a tutti, ragazzi. L'incolumità dei miei clienti è più importante. Fermi. Ah! Lo stipendio dei dipendenti viene riscosso automaticamente. Beh, ci sta. Dove sta lo squalo? Squalo. Ah! Non farai del male ai miei clienti. Scappa via. Se cioè, sono tutti VIP. Non ho capito, ma io a che ora devo chiudere sta peccionata? Cioè, nel senso. Ho degli orari per chiudere giusto. Devo un po' capire perché ora è notte e i clienti sono andati via. Ah beh, sì, allora chiudo. Ah, lido. Ho 60.000, eh ragazzi, però è poco, eh, sappiate. È chiuso. Ah! Scherzavo, chiude da solo. Oh, che bello! Vedete che sto ballando? Eh, ragazzi, me la tiro. Ragazzi, me la tiro un po'. Perché il lido sta andando alla grande. Eh. Oh mio dio. Vai, basta ballare, idiota. Dicevo, My bitch. No, ciao, Adam. Ci chiamiamo Adam. Eh, io prenderei shopping. Eh, io prenderei pergole. No, docce. Sedie e ta... ombrelli. Ne prendo un paio, me li posso permettere? Sì, ma allora scusa, ma dillo subito. E qua ne prendo quattro. In teoria, sì, ci sono le sedie, i tavoli, il bar. No, guardate che ripeto è fatto bene. I servizi igienici. Eh, questo sarebbe bello, eh. Poi. Le docce, sì. Un minimo di. Uh, come dire. Eh, ragazzi un minimo di, di robe le dobbiamo dare ai clienti. Ah non posso! Ok li posso comprare domani, perfetto. Eh un minimo ragazzi di Di servizio lo voglio dare ai clienti. Eh. Non so bene dove mettere le docce. Sì sì, i corrieri sì ragazzi fanno acqua, acqua 24. Eh. Buonasera a tutti ragazzi. Benvenuti in live. Come la va? Come state? Ragazzi, sto costruendo il mio lido. Lido per non piangere perché sto gioco è tanto trash. Comunque. Molto bene. Red. Uh, e toilette. Eh, la toilette. Ma dove cacchio la metto? Per ora, ragazzi, la mettiamo qua. Da qualche parte. Io tanto li sposterei questi, eh, poi sappiatelo. Però capite bene che, insomma... Vedrete come guadagneremo poi... Da dove si entra? Aprire. No, aprire. E eh no, è che volevo capire da dove si entrava. Lo capiremo poi. Eh, signori. Ah, fermi. Be gli ombrelloni blu con le sedie rosse. C'è cioè la cosa più brutta del mondo. Molto bene. Molto bene, signori. Vista mare, vista squalo. Eh, però, ragazzi, guardate che bello. Dai. Mi sto emozionando proprio. Vedete? Guà, che bello. È carino. Orange bowl, così almeno rompono anche le bowl i clienti. Red, blu. Ok, qua avevo preso un altro umbrella. Sì, perché ragazzi ogni giorno ci sono ovviamente rifiuti. Adesso andiamo a pulirli prima di domani e poi andiamo a dormire. In realtà per rifresciare il giorno dobbiamo andare all'ostello a dormire per iniziare una nuova giornata fin quando non avremo casa nostra, eh, sappiatelo. Ma intanto c'è una caccona. Molto bene. Vedete? Eh, che fai? Lasci la spiaggia sporca per domani, ragazzi. Qua abbiamo anche della cacca sommersa? No, per fortuna no. Per fortuna no. Qua però io farei tipo così. Li Posso modificare questi. Ma prima me li faceva spostare. Vabbè, andiamo a dormire. Poi capiamo, dai. Qua qualcuno mi ha fatto le offerte. Ma che teneri. Faccio pena pure ai clienti. Eh no. Tu sei quello che fa le foto. Volevo fare la foto al barista. Cioè, il barista sta così tutto il giorno. Lui vuole fare le foto a tradimento. A ah, o oh, a chi? Ma come ti permetti? Poi magari non è vero. Però capiamo. Hotel Pacifico. Questo giornale nell'ostello devo no, pagare una tariffa giornaliera. F, chiudi la chat. Eh, lo so che devo pagare pure la tariffa giornaliera. Ecco perché poi dobbiamo comprare casa. Perché, ragazzi, poi, ovviamente, è un guaio. Cioè, ragazzi, dobbiamo per forza poi comprare casa. Non so quanto costa casetta nuova. 700.000, se non sbaglio. Eh, noi siamo a 54, quindi, insomma... Ci sarà da fare, eh? Buongiorno a tutti, un nuovo giorno nel mio lido, un lido che è tutto pulito. Mo no, fatemi vedere se riesco a spostare ste robe. Prima me le faceva spostare gioco malefico. Ah, deve avere il martello in mano. Vabbè, ma allora, scusate, signori. Perdonatemi, non avevo visto. Qua vado a metterle qui. In realtà questa è una rogna, perché effettivamente vuol dire che devo fare più strada per servire il, uh, il menu. Tre gabbiani. Tre gabbiani. Mi... Mi no, mi la caccia al tesoro. Fermi, Eccolo. ma dove sta il tesoro? Eccolo. Abbiamo preso un antico vaso Maori. Ma che è un pestello? Beh, se è un pestello, raghi, per stare a tema, non mi si dica che io non sto sul pezzo. Mo' pestello io lo squalo, guardate. Guardate come lo pestello. Fermi tutti. Squalo, io sto per aprire il mio lido. Io sto per aprire il mio lido, i miei clienti non te li mangi perché io sono un bagnino di prima categoria. In tutto ciò, però, non abbiamo visto se qualcuno si è sentito ma notare. Lo sbalzo dello squalo. Dicevo, ragazzi, non si è sentito male nessuno, non abbiamo dovuto salvare nessuno ieri. Eh sì, noi siamo un po'. Un po' così. Un po' così. Eh, dai, secondo me va bene il menu per ora. Io lo terrei così. Devo però andare qua e devo purtroppo pagare le fatture. Ah, una volta alla settimana! Ah, allora, ma di che parliamo raghi? Ma apriamo tutto, vediamo un po' anche la popolarità. Le rocce in fondo al mare ci hanno rovinato le dita dei piedi. Un locale di gran classe assolutamente da visitare, il proprietario sembra ripetere le stesse frasi come un disco rotto. Adesso conosco a memoria la canzone, ci scusiamo. Ti permetti? Adesso metto anche una foto su Instagram, tipo... Guarda. Facciamo una foto. Eccolo qua. Lido. Molto bene. <coughs> Scusate. Scusate, signori, è... Eh... Uh, ma la coda... Eccolo qua. Da me c'è la fila. Il lido è aperto. Scusate, ragazzi. Perdonate. Eh, signori, perdonatemi. Eh. <ride> O star un tito forte, apri tutte le porte, inizia a rifiutare la gente normale... No, non è vero, dai. Dai, dai, poveri anche loro. Vai. Lo so che tu volevi fare le foto, maiale. Zzzz. Ingresso normale? Perché non ci sono più i VIP, però, ragazzi? Io questo non lo accetto. Voglio più VIP nella mia vita. Oh, vedi che usano le docce? Vedi che usano le docce? Che bello! Ora, appena vediamo che fanno la popò, possiamo sognare. Possiamo avere sogni tranquilli. Uh, ma c'è una signorina. Salve, salve, signorina. Mi dica... Mi dica, vuole entrare, prego. Se anche io preferirei i VIP, se posso perché guadagno molto di più, signori. Però vabbè. Salve, signora. Tutti ingressi normali. Eh, ragazzi, sono due giorni che ho il raffreddore. Perdonatemi. So influencer, quest'anno è una rogna. La cosa buona, ragazzi, però, è che vedo che i clienti. Sanno tutti nu nuotare, tipo. Per ora, per ora sanno nuotare. Anche perché non so se c'è un segnale o qualcosa... Ingresso VIP, certo che entri. Dicevo, non so se c'è un segnale per chi annega. Allora, ho visto che qua serviva un caffè. Vedete lui che è tranquillo, ma dopo il primo ordine... Il cliente sta annegando! Arrivo, arrivo! Tenga il caffè che vado... Oh, oh mio... Salve! Arrivo, so watch nell'anima! Prego! Oh mio Dio! Ma guarda i boxer! Ma cosa sto vedendo? Vada, beh, almeno c'è la notifica. Quanta gente! Eh, c'è gente che non mi piace. C'è gente che non mi piace. Portiamo i saluti del padre, consegna la fiducia. Cioè, ragazzi, avete capito che sono? Io pago per non avere rogne. Però avete capito, vero, chi erano? Cioè, c'è la ma... Eh, sì, sono strozzini. Non ci voglio credere. Ti prego, fammi due spaghi. Cioè, che ignorantità. Vada. Qualcuno vuole altro. Una soda. Ecco, eh, lui è felice. Lascialo ballare sto tizio tutto il giorno e passa la paura. Ecco, quando qualora dovessimo finire i soldi e ci rifiutiamo, praticamente eh, la partita è finita perché in quel caso lì ragazzi non possiamo pagare le tasse. Ecco perché dobbiamo cercare di guadagnare il più possibile per tenerci buoni anche loro. Ah, intanto tutti nuotano. Ma c'è tipo qualche tesoretto nuovo. No? Aspettate, Crispy Kitchen. Uh, il crispy kitchen. Vabbè, smettila di ballare. Questo vale un sacco. Eh sì, dobbiamo comprare più lettini e sdraio. Concordo. Adesso infatti li compriamo. Eh, ragazzi. Sì. Spaghetti. E aumento il prezzo dell'ing. Dite. Forse è per quello che c'è troppa gente. Faccio pagare troppo poco. Eh, ragazzi, non vorrei fallire tutto. Però sì, ci avete ragione. Cosa mi ha chiesto questo? Ci conviene dare qualche servizio in più e anche aumentare il costo. Che vedi che se ne vanno. Vediamo un po', eh. 10 e farei 80. Vediamo un po' se loro cambiano idea ora. Eh, vedete che qualcuno va via? Qualcuno invece resta. No, io qua rifiuto, ragazzi. Prima compro un po' di lettini, sappiatelo, eh. Speriamo tu sia VIP. Dai, uno lo facciamo entrare. Vai. 10? Eh beh sì, iniziamo a vendere. Qua sì, ragazzi, ci conviene comprare. Qua vedete abbiamo le piante, abbiamo le pergole, abbiamo gli alimenti, le bevande. È bello questo. Le macchine, quindi qua in realtà, ragazzi, abbiamo anche... Uh. Questo può essere un buon investimento, ma secondo me dobbiamo guadagnare un po' di più. Ci conviene andare su cose più semplici, tipo lettini. Tony, compriamo, che so, sei. Ok. E vado a comprare anche altri tre ombrelloni che ho preso blu, giusto? Ok. E poi andiamo a posizionarli, eh. Vedete, ormai la gente sta per andare via. Qua mi ha chiesto una bibita. Ok. E molti purtroppo, eh, molti purtroppo ragazzi sono andati via. Ok. Fra un po' il Lido credo... È esatto, ha chiuso. Ciao. E io qua farei di nuovo, se siete d'accordo. Esatto. Secondo me la reputazione sta andando un po' a farsi friggere. Però ragazzi, abbiamo pochi soldi. Cioè ragazzi, abbiamo pochissimi soldi. Quindi... Non so bene come fare. Come facciamo, signori? E non ho venduto neanche il tesoro oggi. Aspettate, vediamo un po': vendita all'asta. Uh, 500. Un K. Il mortaio vale 1000. Eh, lo so, ragazzi. Non dovrei rifiutare la gente. Però capite bene che è un guaio da solo. A meno che non prendiamo un cameriere. Che dite di assumere un cameriere? Se prendiamo un cameriere magari riusciamo anche con gli ordini. Perché altrimenti secondo me la gente è scontenta. Vendiamo. Molto bene. E qua dovrei fare my bitch. Dipendenti. Cameriere. Guarda del corpo no. Eh beh vedete. Possiamo prendere anche la guarda del corpo. Comunque il cameriere lui è perfetto. Ok, e qua ragazzi, red, blu. Ok. Inizio già a montare tutto per domani e metto molte più postazioni. Così almeno siamo tranquilli. Perché secondo me, ragazzi, non facciamo. cioè, non facciamo a tempo con tutte le cose da fare. In realtà poi dovremmo metterli tutti dritti, eh, lo so bene, lo so bene, ragazzi. Ma li metto tutti storti, poi li metteremo dritti, sappiatelo, eh. Cioè, in teoria vorrei mettere il lido tutto ordinato se siete d'accordo. Avrebbe senso, no? Ah, scusate. Volendo possiamo modificare quando vogliamo il nome del lido. Ah... Uh... Ciò mi scuso anche davvero per il raffreddore, eh. Perdonatemi. <coughs> Dicevo, eh, mi scuso anche per il raffreddore. Non dipende da me però, ragazzi, che palpebre. Quest'anno va così. Allora. Eh vabbè, eh, è una rogna, è una rottura. Eh lo so, non è colpa mia però. Ok, ora dovremmo andare a dormire e vediamo un po' se in questo caso... Eh, secondo me è già così. Comunque funziona come Gianni e Franco, cioè di notte restano lì questi qua, non chiedetemi il motivo. Molto bene, molto bene. Noi andiamo a dormire, ovviamente a casetta nostra, non so quando raggiungeremo i 700k, eh, però... Io direi di anche di eh, farci un po' di una doccia, almeno che puzziamo. Perché in realtà, mentre pulivo la spazzatura, esatto. Vedete? Tanto è censurato. E oltretutto, ci fa vedere sotto l'igiene, la fame, la vescica. Non so cosa sia la bottiglia, probabilmente fame e sete. E anche la salute. Vedete che è come un sim? Sotto abbiamo quattro bisogni, cinque bisogni è una pecionata fotonica quindi in questo caso vedete lui ha bisogno di fare la cacchina non avevo visto il, il water vedete lui si sforza come tutti noi e passa la paura perché quella la fanno tutti uguali dai re ai reietti solo che lui fa dei mandorlati balocchi. cioè nel senso lui non fa della cacca normale lui fa praticamente una, una forma di parmigiano io non capisco perché la fa così grande però non indagherò oltre Andiamo a prendere il tesoro del giorno. Praticamente ogni giorno c'è un tesoro da raccogliere, da quello che ho capito ormai. Vediamo un po', eh. Prendiamo il tesorino di oggi. Speriamo valga un po'. Eccolo, dovrebbe essere qua vicino. E vado anche a mangiare. Esatto, ragazzi. Adesso prendo qualcosa da mangiare. Un certo langorino. Ma dove sta? Che cazzo. Entrini eh, qua. Ma che c'è in bocca allo squalo? Ah, eccolo. Una monetina. Ma questi non valgono niente. Vabbè, meglio di niente. mo andiamo a mangiare. Va che abbiamo fame. Vado nell'altra spiaggia. E qua, ragazzi, vedete, posso mangiare qualcosina. Allora, qua dovrei Compra e mangia. Ok, e per bere invece, devo vedere se c'è un chiosco dove si può bere, ragazzi, eh? Non lo so. Eh, guardate, questo è tutto in vendita, signori, perché poi più avanti possiamo prendere anche lo yacht. Mica cotiche. Possiamo sempre espanderci, ragazzi, su sto gioco, eh? E tanta roba. E comunque è grande Cioè, effettivamente è grande sto gioco Vedete, qua mi dice quanto devo pagare Qua non si può entrare Ovviamente è un'area limitata Però, in teoria se vado qua Io posso prendere la barchetta per 50 La vela per 180.000 Lo yacht per 1.500.000 dollari E qua abbiamo anche il tour delle isole Però, meno 2k Ragazzi, appena guadagniamo andiamo a fare un tour delle isole. È bellissimo. Cioè, ripeto, sembra una peccionata sto gioco e probabilmente lo è. Però, visto che adesso lo stiamo giocando da più o meno un'oretta, che ve ne pare? Io ci provo. Allora, ragazzi, io non so neanche come funziona sto gioco. Trascina le fish sulle slot su cui vuoi scommettere e prima... premi gira. Allora, ragazzi, io. Non so giocare, non, questi giochi non li so giocare. Io punterei questo sul 13 e basta. E poi che devo fare? Rotazione no, add, faccio, vai. Bello! Che ho fatto? Ho vinto. No, ho guadagnato una mazza. E quindi E se lo sposto non funziona, devo ruotare di nuovo. Ah, devo mettere tipo qua e ho perso 5. Ragazzi, non ho capito, però va bene. Niente, eh molto bene. Molto carino. Allora, eh, vabbè, abbiamo capito che il casino non fa per me. Qua posso anche bere qualcosa per dimenticare la sconfitta. Molto bene. E eh, qua, signori, ok. Credo ci sia della roba da raccogliere perché è un nuovo giorno, probabilmente. No, non c'è troppa spazzatura. Allora aprirei il Lido. Vai. E oggi possiamo accogliere più numeri punti per probabilità di beccare il numero. È vero, ma io che so tirchio, col cavolo che gioco. Ma prima o poi lo faremo. Ecco, qua, ragazzi, c'è l'espansione della spiaggia per 50.000, mentre la piscina quanto costava? 70.000. Pian piano, ragazzi, compreremo tutto, eh. Fatemi vedere qua. Uh, ingresso normale. Vai. Uh, eh... Qua ragazzi, quindi devo accettare tutti. Eh, accettiamo. Fatemi vedere se fanno qua uh, quante offerte. Bravi. Z ma non ho lasciato lo stronzo. Lo. Lo squalo col bastone. No, si sta mangiando il tizio. Aspettate. Porca miseria. Fermi. C'hai il cliente nelle sgrinfie. Sto arrivando. Sto arrivando. Motti meno. Eh vabbè, è stato fantastico. E eh, figurati, sono qua per questo. Che gioco osceno. Va bene. Certo che entri, 80-10, bravi, entrate tutti. E voglio vedere, però, se il cameriere. Uh, guardalo, guardalo, guarda come corre. Ma che è, Speedy Gonzaga? Notare come si interseca nella sdraio notare che questo ha capito bene come ci si sdraia. Probabilmente questo pensa di essere su questo sdraio e quindi si è seduto storto. Vabbè ragazzi, non brilla per grafica, ma torni lì. Un gioco è, diver è divertente, secondo me non bisogna badare troppo alla grafica. Guardalo, guarda come corre il ragazzo, guardalo, guardalo. Oh, uh, ma c'è anche l'addetta alla pulizia del v ma che... No, sta solo andando a fare la popò, scherzavo. E poi io vado a menare quello che fa le foto comunque. Il bello è quello, poi sono io che vado... Vabbè, non facciamoci domande. Devo menare quello che fa le foto alla gente, ma io vado a spiare la gente che va in bagno. Guarda la signora. No, vedi che la signora è brava, se l'è tenuta dentro. Lei è una ragazza che si tiene tutto dentro, a differenza di quello di prima. Vabbè, non importa. Ok. Beh, siamo a 51. Ok, ora che non c'è. No, ora che non c'è nessuno, Ma l'ho appena detto. Baywatch proprio. Dove sta affogando? Ma dove? Ma, ma signora, ma è a un metro scarso dalla spiaggia. Io la salvo perché così almeno mi, mi aumentano le recensioni. Però, signora, se lo faccio a dire. Ma che cacchio fa? Ma stava a 20 cm dalla spiaggia. Molto bene, molto bene. Ok. Eh ma che bella con gli occhiali da, da sole. Ed è quasi notte, quindi in realtà adesso facciamo l'asta, eh ragazzi. Oggi li abbiamo accettati tutti i clienti. E in realtà lui funziona, vedete che corre. Guardate, scivola sulla sabbia proprio. <ride> Molto bene, ma tipo qua è colpo. Colpo, e mi chiamavano Francesco Totti. Nel, gli amici, non ho capito. Ma perché va verso il mare? Ho rovinato tutto. Ma lui è un VIP. Vada, vada 48.000. E eh, ragazzi, non siamo ricchi. No, ma la palla mo la prendo. Scusatemi, eh. palla di Cristo, cioè nel senso eh... ma che è la scena di E.T.? non ho capito è la scena di E.T. con la bici, solo che invece della bici c'è la palla ma che levita ma che cazzo ma che bella beh, la riportiamo in spiaggia tanto comunque la, ri... la riportiamo in spiaggia al volo proprio Addio, addio. Palletta. Addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Molto bene. Molto. Una, una domanda. No? Cioè se io vado qua. Crescita, popolarità. Sembra che il proprietario utilizzi la spiaggia per nutrire il proprio ego. Ma non è vero, notte in bianco 1. Controllo dell'auto migliorato. Progresso. La spiaggia più pulita, clienti più felici. Scusate, ma io so anche che si possono fare tipo le serate. Forse ancora quelle non si possono fare, eh, non lo so. E qua faccio una foto di notte. Lido per non piangere. Molto bene. 3298 quello della fila. 3298, questo qua. E anche qua 3298. Ma è farlocchio sto Instagram. Vabbè, non importa, andiamo all'asta. Oh beh, 400 dai, ma perché scusate, siamo così poveri? Signori, stiamo iniziando a fare le cose brutte. Possiamo rischiare probabilmente di perdere il lido. E soprattutto mi sa che conviene comprare un po' di merce, ragazzi, per, eh, per tutti. Che dite? Non abbiamo preso troppe cose dal menu. Ok. Secondo me, qua io comprerei un po' di bevande in più. Tipo queste, queste e queste. E anche qualche... Esatto, ho visto, ha detratto gli stipendi. Maledetto, ma... Uh, la cake. Chi non vorrebbe fare la cake? Il sandwich, gli hamburger, questi vanno alla grande. Vai. Il sushi il breakfast è con. perfetto. Ora vai, basta smettila di ballare. Andiamo a mettere i prezzi, ragazzi, che eh, sì, possiamo Come si faceva il menù da qua? Allora, al breakfast almeno 25. Poi l'hamburger 15. Il Sushi col il cavolo che te lo do per così poco, oltretutto è qua effettivamente non ne abbiamo. Mi dice quelli che abbiamo, la cake, ragazzi, è importante perché la fanno molto grande la cake su sto gioco, perfetto, 28 lo champagne. E certo, 18, ovviamente azione intende dire quelli che abbiamo, probabilmente. Ok, Fatemi vedere il pagamento. No. La fattura dell'ostello. Ancora niente. Fatemi vedere se qua. Apriamo. Qualcuno mi ha dato qualcosa. Che teneri. Ok. Non ho messo la birra. Scusate. Fatemi vedere. Uh, grazie. Ok. Andiamo a dormire, ragazzi. Così, tanto per. Io sto continuando a sbagliare il tasto, eh, in tutto ciò, scusatemi, eh, però... Dove pensi di andare? Grazie. Si va a dormire, ragazzi, verso un nuovo giorno nel nostro Lido. Oh, vediamo un po' i bisogni che abbiamo. Dobbiamo capire, ragazzi, cosa abbiamo? Beh, una doccetta censurata, io la farei, eh, imbarchiamoci a poppa. Vedete? Molto bene, molto bene, ragazzi. Oh. E la doccia l'abbiamo fatta. Qua in realtà deve fare un po' di popò. Ci scappa la cake. Perfetto. Cioè, me fa piegare. Davvero. Cioè, come s'abbassa è bellissimo. Ok. Questa la puliamo. Probabilmente a breve inizierà la caccia al tesoro, ormai ho capito che c'è tutti i giorni, quindi ci conviene... Eh vedi, ok. È iniziata la, al la caccia al tesoro e soprattutto sto notando che nessuno sporca la spiaggia, ragazzi. Non so se è un bene o un male. Uh, ma qua c'è il tesorino, vediamo un po'. Dove sta? Sta più avanti. Eccolo! Una bella bottiglia! Che bello, che bello! Ok. E questo va bene. Lui è già pronto. Io qua cosa farei? Aprirei. Secondo me è il caso di aprire. Ok. Che dite ragazzi? Vai, io ho il martello in mano. Visto che ancora non è arrivato nessuno, approfitterei anche per fare l'asta. Vediamo un po' quanto. Eh, beh, 600. Eh, qua però sto notando che durante l'asta non posso uscire dalla schermata, ragazzi. Eh? Vedete? Per carità, dura 5 secondi, 10 secondi, però. No, guardalo, guardalo il maiale, guardalo. Vuole fare la foto allo squalo. Fermo. Eh, guarda, cara grazia, muovendo ti prendo a basso. Guarda il maiale là dietro. Ecco, sullo sdraio. Dentro lo sdraio. Ragazzi, ho beccato il maiale. 10, vabbè, 10, vabbè, 10, vabbè. Ma qualche VIP, ragazzi. Che altrimenti le finanze cominciano a scarseggiare, io ve lo dico. Eh. Abbiamo dato qualche servizio, ma neanche, tra... neanche tanti. Oh, per fortuna c'è il cameriere. Non ho visto, ragazzi, se il bagno era pulito. Fatemi vedere, aspettiamo che la faccia tutta. Falla tutta, che poi vediamo se è lasciato pulito. È stato divertente, festeggio con una mancia. Ok, cioè lui ha detto: è stato divertente. perché... Cioè, vabbè. Cacca, cacca. Molto bene. Festeggio con una mancia proprio. Ma che è sta roba? Una sirena. Ciao, sono lucia. Sono una sirena. Può sembrare strano, ma è una cosa oscena. Vabbè, perfetto. Ma cos'è tutta sta gente che nuota? Ma che bello. Uh, scusate, sta arrivando altra... altre persone. Mi è piaciuta, accetto il consiglio extra. Vedete, cioè, in realtà per ora sta andando relativamente bene. Dai. Le lamentele c'erano. però. Cioè, ci sono delle lamentele, ma neanche troppe. Fatemi vedere se il VC non pulito. Sì, perfetto. Secondo me adesso i posti vanno bene. Vedete, usano la doccia. Sono molto soddisfatto. Ecco un consiglio per voi. E quindi sì, ragazzi. Siamo a 49.000 solo, eh. Però vabbè. 41 di mancia. Uh, tesoro. Ciao. Ciao Vane, è il nostro Lido, è Lido per non piangere si chiama praticamente Dai però, più che altro, ma povero, no lui è il maialo Ragazzi il maialo è sempre uguale perché hanno... non hanno basa... badato a spese per le texture a quanto pare E quindi è sempre lui il maialo, è quello che spia tutti Dicevo ragazzi, ehm... I soldi ci sono e va bene. Però non è che stiamo aumentando così tanto, eh? Perché non aumentiamo così tanto? Uh, 19, grazie. Cioè, cosa dovrei fare per aumentare secondo voi le finanze in breve tempo? Qua intanto c'è open. Close open. Ah, posso... Ma che idiota. No, invece di aprire il telefono posso cliccare sul... Porca la miseria. No, clienti. Eh, sto pensando come aumentare, ragazzi, i servizi. Esatto, esatto. Sono un idiota. Salve. E eh, vada. Che servizi do alla community shopping? Al momento ho dato solo i servizi, ma quelli igienici. Piani. Ah, bello. Voi direte: perché l'hai preso? Perché sì. E eh, scusate, allora. Cominciamo a fare le cose bene, una pergola. Do. Eh, 16k col cacchio. No, la pergola no, per ora. Decorazioni. Prendo questo. Prendo anche questo che tutto fa brodo. E anche due palme. Eh, sì. Qua arriverà il corriere. Vedete che il maiale è sempre lui. Accetto, accetto e come si accetto? E qua ragazzi, aspettiamo Amazon. Uh, la velocità! Bello. Qua non so cosa scriverci, ma qualcosa scriveremo. Non so neanche dove metterlo. Uh, qua vicino al bagno. Piatto del giorno. Lo trovate all'interno. No, eh, fermi tutti. Ok, qualche attività, esatto. Bisogna vedere un po' che fare. Solo che attività. Oddio, ci sono decorazioni, ma tree. Eh, vabbè, tree is magic number. Porca miseria, lo squalo! Lo squalo! Lo squalo! Arrivo, signore, arrivo. Mi è piaciuto molto. S ma, che... ma scusa, ma mi è piaciuto molto. De che ti stavano sbranando. Ma come ragiona la gente? Beh, vada, vada. No, no, il bagno c'è, ragazzi. Eh. eh, guardate che bello! Qua possiamo fare una pergola che va fino al mare, carina. Anche gli alberi ragazzi però li metto qua, poi capiremo. In teoria da qua io posso collegarli, giusto? Sì. Magari dritti per dire. Ok. Come cerca di annegare? Mi scusi, e mo aspetta. Allora, annega in pace. Salve. Arrivo, arrivo. Ma dai, ma se è a due metri, tesoro. Guarda, guardalo. Ma ma che. Ciccio bello. Vada. Ah, il bagnino. Ah, lo dovrei prendere. Vai, intanto stanno per andare via. E secondo me, ragazzi, noi stiamo anche per fallirla la partita. Sappiatelo. E la stiamo per fallire perché, ragazzi, abbiamo 14K e basta. Ok. Quanti ne ho presi? Però è bello. Perché comunque si possono affacciare qua. Bello. E io qua ci metterei, ragazzi, le sdragliette. Se siete d'accordo. Siamo poveri. Posso mettere qua le sdraio? Eh, più o meno. Eh no, prendono troppo spazio. Peccato. Fatemi vedere se qua c'è la popova, eh, pulisco questo. Poi fatemi vedere, il tesoro di oggi l'avevamo già venduto, giusto? Sì. Ah, oh mio Dio, ci sono le mystery box. No, vabbè. Ragazzi, ma ci sono le mystery box. Che dite? Cioè, secondo me non abbiamo ancora troppi soldi per provarci. Però ci sono pure le mystery box, magari trovi un tesoro che vale molto di più se lo vendi. Ciao a tutti ragazzi. Eh, ti sei perso il gioco della vita, sappilo, sappilo. Tanta roba. Fatemi vedere la reputazione. Eh, guarda. Dai, dai, spiaggia più sicura, competenze. Notte in bianco 1. Ok. Ok. Siamo a livello 1 ragazzi. La popolarità è cresciuta. Ora capisco perché è popolare sui social. Lo merita sicuramente. Concordo? 3298 comunque. King of Beach. Guardate gli hashtag. Sandman. Like for like. Non, non, non è vero, li ho letti adesso i tag No signori No signori, cioè, eh, no Cioè like for like e iscritto ricambi Cioè ma, ma siete seri Io non ci voglio, che ignoranza Sto gioco è ignorante, troppo ignorante Vai, dormiamo. No, signori, è una roba brutta sto gioco. Sappiatelo, sappiatelo. È brutta anche. Chi te ha considerato questo gioco? Nessuno. Ragazzi, nel senso che l'ho trovato poco prima di andare in live. Ho detto, non può mancare nella mia vita. Perché, come vedi, è un bellissimo giochino, insomma. Capisci? Mo' deve anche farla popò. Di una, certa, di una certa consistenza. Eccolo qua. Guardate, praticamente tirano fuori dei panettoni ogni volta. Perfetto, perfetto. Esatto, dobbiamo vedere dove possiamo bere. Però adesso, ragazzi, inizia l'asta. Eh. Però sì, da qualche parte potrò bere. Questa è la vera caccia al tesoro. Eh sì. Ah, Lido, vedete. No. Ragazzi, è fatta. Ecco a cosa serviva il cartello. Possiamo fare già le, le cose in spiaggia. Oh mio dio. Ragazzi, stasera night. Ragazzi, stasera night. Io ve lo dico, eh. Oggi si ride, io voglio fare una festa in spiaggia oggi. 300 la partecipazione tutta la vita. Dei binocoli per vedere il gran. Caos che ce ne frega. In tutto ciò, però, scherzi a parte. Sto notando un'altra roba. Cioè, che la spiaggia non è mai sporca. Che va bene, eh, ragazzi, non mi sto lamentando di questo, meglio così. Però, sto notando che non ci sono rifiuti. Ok. Allora ragazzi, in base a quanto guadagniamo da sta roba, 250, vabbè. Quanti soldi hai in gioco? Perché dice 14,25k perché siamo poverissimi. Siamo partiti da 60k tipo e la stiamo per perdere perché abbiamo investito un po' e quindi adesso dobbiamo evitare di comprare, secondo me, perché bene o male abbiamo comprato tutto e guadagnare basta, però l'evento secondo me può essere un ottimo modo. Secondo me, ragazzi, l'evento può essere un ottimo modo di guadagnare. Oggi, per dire, 19 giugno, vedete, quindi se sì, io uso anche 5000 Ah, il 21, il 19 no, il 21 a partire dalle 20 e come lo chiamiamo? Sì, esatto, sono quattordicimila, eccetera. Uh... Come lo chiamiamo l'evento? Parti. a ah ah, ah, ah parti. Ci sta. Ah, maledetti. Eh no! Vedete! Altoparlanti e musica. E eh, l'altoparlanti qual è? JCL, lo speaker. Mershal <ride> Che ignoranza! 2k io lo compro, raghi. Così almeno posso far tutto. Intanto, vabbè, apro. Eh sì, ragazzi. La festa, comunque, quella mi vale un sacco di soldi. Secondo me. Qua. Vabbè andrei a pulire già che ci sono, se posso. No, non posso. Molto bene. Ah, lo scanner è per vendere oggetti indesiderati. Ah, ecco come si fa a rivendere. Vabbè, adesso li teniamo. Quindi in realtà è lo scanner di House Flipper. Perfetto, perfetto. Prima devo posizionare, secondo me, le casse. E poi... Eh, vedete? Secondo me già con lo speaker è eh, dance area. Guardate. Lo facciamo qua, così almeno poi si buttano nel, nel ponte. Guarda. Vuoi vedere che adesso si iniziano a divertire? Devo pagare 5k per fare l'evento. Però se ognuno di loro paga 400, secondo me... Io la rischierei dalle 20. L'ho fatto. Ricordiamoci, ragazzi, che il 21 giugno c'è l'evento. Eh, ragazzi, chi non risica non rosica su questi giochi. Eh, sì, posso anche interagire con gli NPC. Non con tutti, ma ci posso anche flirtare. Posso fare tante robe. Eh, sì. Ragazzi, è una pecionata assurda, sto gioco. Comunque. Ripeto, adesso siamo in live da un'ora e 23. Mi dovete dire voi cosa ne pensate? Sì, certo, vi dobbiamo bastonare per salvare i nostri clienti che possono annegare, possono essere mangiati dallo squalo. Qua abbiamo il cameriere che arriva, mi dovete dire voi ragazzi, intanto buonanotte a chi va, che, che pensate di sto gioco? Recensitelo voi, mi sta piacendo? Scusate, perdonatemi ragazzi, oggi va così, intanto grazie mille per il sedicesimo, Cleli, grazie mille. E oggi va così ragazzi, starnutisco, perdonate. 7k. Ragazzi, secondo me stiamo per perderla però eh. Un cliente rischia di annegare. Ma dove? Eh, vabbè, là negli scogli. Eh, perché abbiamo. Abbiamo speso un sacco eh. Proviamo ad aumentare il prezzo d'ingresso. Ci avete ragione. Vediamo un po' se così riusciamo. Aspettate. E eh no, perché altrimenti, davvero, ragazzi, cioè, non riusciamo più, eh. Forse è per quello che c'è un sacco di gente. Però. 16 e 90. Vediamo un po' se la gente torna indietro. Eh sì no altrimenti ragazzi davvero ma io farei anche a 20 se si lamentano pace eh però ragazzi noi dobbiamo iniziare a guadagnare altrimenti è un guaio fatemi vedere se qua hanno lasciato della cacca no perfetto Eh, no continuano ad arrivare eh però qua io come posso interagire con lui Così lo posso modificare. Sì, è decisamente in beta. Ma in realtà è un gioco che offre diverse cose. Eh? Dal trailer abbiamo visto: si può fare davvero un mucchio di roba. Ma ha preso fuoco. Ah, no, mi sembrava avesse preso fuoco il tutto. Ok, adesso fra un po' andranno via, e sarà il 20. Intanto buonanotte a chi va ragazzi Eh a breve ragazzi ci sarà il party eh. Vediamo un po' cosa succede A breve ci sarà il party in spiaggia Mo si ride Ecco eh, il party in spiaggia Fidatevi Voglio capire anche a che ora chiude il Lido Secondo me alle 19 chiude Esatto Alle 19 e mi hanno tolto lo stipendio dei dipendenti Quindi sì il Lido chiude alle 19, buona sapersi, quindi aspettiamo che loro vadano tutti via. Io ho relativamente 7. Devo capire dove posso bere, perché lì c'è solo da mangiare. Da bere non lo so. E devo capire anche come funziona sto robo della musica. Vedete, ha <ride> il Lido. 21 giugno 2024 alle ore 19 400 per entrare abbiamo anche la pubblicità no ma davvero ragazzi no ma ci sarà un luogo dove poter bere dai qua si mangia qua c'è gente stramba in hotel forse eh vediamo non credo. Le altre stanze non sono disponibili. Eh no. A meno che non sia quassù da qualche parte. No. Uh, ma cosa c'è quassù? Mi è curioso. Niente. Ok. Appartamenti dove non si può entrare. Va bene. Ok. Signori, vediamo il 20 giugno cosa si può fare. Eh. Voglio vedere anche se la spiaggia è sporca, perché è strano il fatto che la spiaggia non sia mai sporca. Eh, tanto inizia a bre. Eh, infatti. Vede uh, ma il cameriere pulisce! Ecco perché è sempre pulito! Ma grazie desistere! Ma dai, ma grazie desistere, allora! Oggi non ci sono tesori. Perché c'è il party, tipo. Ok. E allora io apro E a sto punto apro ragazzi Strano che non ci sia Ah ok La caccia al tesoro infatti mi sembrava non c'è eh. Inizia alle 7 la caccia al tesoro Buona sapersi Ancora devo imparare gli orari ragazzi eh? ah, Un altro cannocchialo Non mi ricordo per quanto L'avevamo venduto eh? Vediamo un po' va però aspettate c'era scritto che poteva anche venderlo come tesoro segreto eh. proviamo a mettere Spotify 50 No, ragazzi, non ci sono i gabbiani in questo caso. Ah, allora, perché non l'ho aperto? Eh... Qua, ovviamente, vorrei anche prendere il distributore. Questo ci farà guadagnare. Però, ragazzi, prima dobbiamo: Wall bar counter. Eh, qua, ragazzi, dobbiamo davvero guadagnare un sacco. Eh? Devo capire come, come guadagnare. Eh, io qua l'ho presa per 50. Oh mio Dio, gli altoparlanti, aspettate. È lo speaker. Oh mio dio. Per fortuna in teoria le paghi solo una volta le canzoni, credo. Però scusa, se lui mi dice per produrre musica... Ah, sì. 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 Guardali. Oh mio dio, ma che è il nonno? Ragazzi, è stato molto bello eh, stare in live. Dopo questa io andrei... Cioè, nel sei, oh Dai, faccio quello da bastonare. Perfetto. Non ci voglio credere. Io non ci voglio credere Beh però almeno così si divertono Dai Stiamo guadagnando Sì dai Qualcosina sì uh. Dov'è il cliente? Eh vabbè Almeno ragazzi oggi possiamo fare il party Oggi prossimo giorno in realtà Vada signorina Ok. Intanto, buonanotte a chi va, ragazzi. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Uh, ingresso VIP. No, i tizi della mala. Eh, sì, te li pago, maledetto. Per ora li ho ancora i soldi. Che guaio. Che guaglio ragazzi. Siamo di nuovo a 6. Eh, mi spa. Cioè, mi ammazzano praticamente. È un problema. Devi pagare. In tutto ciò, ragazzi. Riprendere. Sai che non so. Penso ci sia l'autosave. Non mi dice niente di salvare quindi. Guarda, guarda ed è solo mezzogiorno: sono le 14. Pensate a mezzanotte, come si sfogano. Oltretutto, avete visto nel trailer: ci sono tutte le luci per fare i party. Insomma, si può fare davvero tanta roba. Quello che so è che dovremmo anche fare tanti guadagni, spero clienti danno la mancia in base ai prodotti da spiaggia utilizzati. Potresti aumentare anche le mance. Eh, sì. Vediamo un po' se ho lasciato la mancia. Sì, 8. Che tirchio. Migliora la tua spiaggia ottieni più consigli. Progresso. Popolarità ah, sta crescendo e siamo a livello 3. Meno incontri con gli squali E controllo dell'auto migliorato No Io farei anche notti in bianco 2 Avete capito praticamente ci sono le cose Da spendere Ci sta Quindi adesso ci sono meno incontri con gli squali E possiamo fare più notti in bianco Quindi in teoria possiamo aprire anche la notte La magliale Ok, è un albero delle abilità ragazzi, in pratica, è niente di troppo diverso dal normale. Ve lo faccio rivedere, aspettate. Uh, crescita. Vedete, competenze, potete usare le palmette in base al livello per mettere tutto. Notte in bianco 1, riduzione della fame e della sete, aumento dell'energia. Notte in bianco 2. Oppure, meno incontri con gli squali, cacciatore di squali 2, poi controllo dell'auto, ma l'auto, ragazzi, la vedremo più avanti. Uh, ma qua abbiamo 5, addirittura. E la popolarità sta crescendo. Molto bene. 6,39. Eh, vabbè, fatemi vedere un po' qua. È pulito. Io comunque proverei ad aumentare ancora il prezzo del biglietto. Notare che la signora si fa la doccia vestita. Non è la prima, anche su di Sims lo fanno, ma non è quello il problema. Probabilmente salva quando dorme. Sì, guardate sto tizio, ci prova sempre. Ok. Oh, uh, 16, 16, 16, 16, 16. Ok. E eh, ragazzi siamo pronti per il party di stanotte, eh signori. Lui non ha più venduto una mazza. Ma vuoi vedere che è perché... Ah, azione 2, forse sono troppo alti. Eh, non ho più niente ragazzi da vendere. Ecco perché... Eh sì. Aumento i prezzi finché non si lamentano, quello sì. 35. E l'ingresso VIP 120. Però ragazzi, qua, eh, devo comprare. Ecco perché. Porca miseria. Pagamento delle fatture non ne ho. Dipendenti attuali, li stiamo pagando. Menu, ok. Ecco perché non stiamo guadagnando, ragazzi. E eh, vedete, non ho più niente. Qua prendo un po' di caffè. Vedete, magazzino zero, un po' di cola. E qua per forza devo, devo spendere. Per forza, ragazzi, non stavamo vendendo. E anche un po' di birre. Esatto, diventa super... E eh beh, sì, ma ci sta, ragazzi, eh. È più o meno un supermarket simulator. È eh, per forza. Ah no, nel magazzino ne avevo già 5 di questo. Eh, vedete, non ho sushi, non ho salmone. Oddio, nel magazzino no, ne ho 3, quindi lascio così. Il breakfast. Ok. Eh ragazzi, dobbiamo investire è per forza altrimenti non guadagniamo e poi deve aumentare ovviamente i prezzi quindi adesso dal menu ok questo va bene questo va bene questo farei così l'hot dog farei 9 il salmone 25 la birra 5 la cola il caffè va bene. Visto che domani c'è la festa, ragazzi. Portiamo acqua al mulino del buon senso e vediamo se effettivamente tutto ciò ci porta dei benefici. No? Quindi. Ok, vado a dormire, ragazzi. Ci prepariamo una bella notte. Perché domani è 21 e quindi c'è anche il party la sera. E visto che abbiamo un bel po' di roba adesso, secondo me guadagneremo. Buonasera a tutti, forse ci va un po' più di, di cibo. This is a Steam game. Rispondo su TikTok, ragazzi. Spengo la musica Ah, dici per i costi Eh avete ragione Oh vedete che lui corre a finire tutto bravo Ok Eh aspettate Ce la posso fare oggi, ragazzi è Vich Club Simulator. Eh, forse la pizza non ce l'avevo. Anche i sandwich dovrei comprare. E anche gli spaghetti dovrei comprare. E anche le pizze dovrei comprare. Ok. Poi da qua fatemi vedere questo. No, 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 è un altro simulatore di disagio secondo me, ma va bene così. Non farti domande, è molto, molto trash. Ok. Vado a prendere il tesoro di oggi. <coughs> non ricordo se ho vinto, cioè se ho venduto quello di ieri, sì. Però mi diceva di venderlo anche a sorpresa per vedere se ci guadagnavo un po' di più. Questo è nuovo, non ce l'avevamo. È una cosa molto molto trash, ragazzi, sappiate. Quindi se io vado, no, qua e vado qua... Puoi partecipare alle aste di tesori... Ah no, no, ok, no, niente. Ube, uh, oh, 700, bravo. Dobbiamo guadagnare perché siamo davvero con le pezze, ragazzi. Secondo me c'è il rischio che la perdiamo, eh. Sappiatelo. Beh, dai, dai, 900. Qualcuno apre un millino. Peccato. Vabbè. Meglio di niente. Ok. Uh, ma c'erano le mance di ieri. Eh, io proverei a non prenderle, ragazzi. Questo si chiama Beach Club Simulator. È un simulatore, praticamente devi costruire il tuo nido balneare e gestirlo tutto. È carino, secondo me, è molto più di quel che sembra. Eh, in teoria, ragazzi, non so se c'è il modo di chiedere un prestito, eh. Secondo me no. In questo gioco non c'è la questione del prestito. Dicevo, proviamo a non prendere le mance, ragazzi. Sarà difficile, ma proviamo. In tutto ciò vedete che qualcuno arriva anche se ha aumentato ancora di più i prezzi. Molto bene, molto bene. Vediamo un po'. Magari non arriva la stessa gente degli altri giorni, ne arriverà meno, ma pagheranno di più. Speriamo stanotte venga qualcuno però ragazzi per il party, altrimenti è un guaio. Esatto, devi comunque tenerti sempre i soldi per ovviamente pagare gli strozzini. È quello sì ragazzi. Però ripeto, siamo a 3,73k. Cioè come ci arrivo io a 70.000? Sì, sì, sì Johnny, credo sia proprio uno... Più o meno credo, forse gli sviluppatori sono gli stessi, non lo so. Non lo so, eh. Quindi sì. Eh sì. È un problema. Cioè, non riusciamo mai a comprare la macchina, la casa. A meno che, appunto, secondo me le cose che fanno vendere di più non sono i parti. E comunque adesso fa 120 Vedi e comunque adesso ho fatto Anche rifornimento di roba da mangiare Ho aumentato i prezzi La gente sta mangiando quindi no probabilmente Costava tutto troppo poco Ecco si sì, hanno usato Lo stesso programma assolutamente Per fare il gioco Dicevo secondo me ero troppo buono Uh che succede Bastone Aspettate Bastoniamo lo squalo Eccoci Eh, secondo me, ragazzi, siamo andati in perdita perché non compravano niente, non c'era niente da mangiare. Speriamo basti per il party di stasera. Eh? Vi ricordo che oggi è 21 alle 20, ragazzi, ci si scatena in spiaggia, la tristitudine, ma fa niente. Ok. Vediamo un po' come sta andando la crescita. Abbiamo una palmetta, quindi qua possiamo fare notti in bianco, io farei il cacciatore di squali 2, però. Ah no, aspettate. Eh, come cavolo scorre? No, vedete che qua c'è qualcosa. Ah! Ok. Qua c'è altra roba, solo che è fatto male. Eh, ma non scorre, ragazzi. Mm, c'è fatto malissimo. Questo mi serve per attirare i clienti, per flirtare con loro. Buona sapersi. Aspettate. Infatti mi sembrava strano. Eh, dobbiamo prendere la prossima palmetta. Lo facciamo, eh? La cosa bella della musica è che non ti rompe le scatole agli orecchi. Oh, 120. Eh, vedete, siamo di nuovo a 5. È eh, quasi 5K. Eh, ci sta. Non so quanta roba hanno consumato. Dovrei fare scorte. Ok devo vedere quante scorte abbiamo eh, per stasera probabilmente di roba da bere ci servirà come faccio a vedere da qua il menu 6, 1, 4 5, 3, 5 8, 8 no beh, ho un po' di roba da vendere anche stasera non è facile riuscire eh perché secondo me con quello è una manna dal cielo il distributore di bevande ci sta Cosa sto vedendo. Finalizza i tuoi preparativi, l'evento è proprio dietro l'angolo. Beh, io direi di far così. Il tuo cliente rischia di annegare. Dove sta il cliente? Laggiù, laggiù. Eh, questo è importante per la reputazione, ragazzi. So che fa ridere, ma dobbiamo salvarli. Ok. <gasps> e adesso non voglio neanche prendere le mance per un po'. Voglio tenerle proprio come mance, cioè per le emergenze, dai. Sono curioso di vedere se ce ne sono più che altro. Beh, qualcosina c'è. Ok. Credo tutta ciò. Cioè, tutta quella che voglio, probabilmente. Eh? Poi c'è chi si lamenta, eccetera. Adesso, per dire, stasera c'è l'evento. E quindi, stasera, in via eccezionale, c'è anche l'evento di sera dove c'è il party. Speriamo vada bene. Vediamo un po'. Speriamo vengano molti, molti vip. L'evento è iniziato, godetevi il ballo, lo stipendio dei dipendenti, guardate un po'. Direi ragazzi che il party funziona alla grande. Ma ci stanno tutti qua. Ma scusa, ma è che io che so, il figlio della serva. Ma ballo anche io. Non mi vedo, guardate un po', sto là dietro, che ballo. Oh, direi che abbiamo capito che i party funzionano. Non so se loro possono anche richiedere da mangiare. Però la partecipazione è stata alta, eh. Bello. Cavolo. Cioè ragazzi, era un ottimo investimento. Se ci pensate abbiamo pagato 2K la radietta, eh? Metto io la musica. E soprattutto, credo di aver aumentato anche la fama del Lido. Ah, non puoi farlo perché lo deve fare lui. Ciao, ragazzi, bentornati in live. Come va? Come state? Ah, lo deve fare lui. Ok, ho una palma. Io metterei questo. Non sappiamo cosa fa, ma fa niente. La popolarità è cresciuta. Dai, spiaggia più pulita. Ma siamo a livello 5. È durato 10 minuti. Sì. Però ragazzi sono stati 10 minuti decisamente importanti. Credo segni lo squalo, comunque. Eh? Non segni il tesoro. Ok. Questo ragazzi è da rifare. 10k Abbiamo... no, questo è da rifare. Ah, un... ah, ci sta! Uno alla settimana, beh, ci sta, ragazzi, ci sta. Altrimenti è troppo facile. Però capite bene che insomma, tanta roba, signori, tanta 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 roba. Porca miseria, e soprattutto non consumano neanche le bibite, quindi comunque ancora meglio. Eh sì ragazzi, devo capire dove bere. Non so. A meno che non posso prenderlo per me. Da, dal mio bar dico. Non so come faccio a bere. Non me lo dice se ci clicco, no. Avere il vino là sotto? Vediamo. O magari è qua da qualche parte la bottiglia? Non ho visto, eh ragazzi, perdonatemi. Qua c'è tipo una bottiglia di vino? No. No. Dove ho giocato? Aspettate, devo anche mangiare. Aspettate. Era di fianco, ragazzi, la borraccia, scusatemi, non avevo visto. Signore, non avevo visto la borraccia, perdonatemi. È sempre stato lì, anche lui. La spiaggia è pulita. Non ci voglio credere. No, la monetina di bronzo. Queste non valgono una ceppa. Vabbè, facciamo l'asta. Ragazzi, lo so che non dovrei farlo, ma io proverei a rischiarla. Io proverei a prendere la mystery box più uh, bassa. Eh sì, si potrebbe vendere più di un tesoro alla volta, concordo. Eh, ma il distributore secondo voi è remunerativo? Abbiamo fatto una porcata. Diciamo ragazzi: Proverei a prendere la box più piccola da 1,1 giuntura. Ah, ovviamente partecipo io all'asta. 3,21 non me lo posso più permettere. Che ignoranza è il prezzo base. Beh, ci sta, però, vedete: è arrivata a 5K. Peccato. Carina però questa cosa, eh. Ci potremmo provare, magari, se vi sta piacendo, magari lo riportiamo, un altro appuntamento a questo gioco. Ci potremmo magari provare a, a cimentare con un'asta. Qua ragazzi è il momento della verità, eh. Vediamo quanto ci fa guadagnare. Ah, la bolletta dell'acqua, l'elettrica, la tassa per l'uso della spiaggia e anche la tassa dell'ostello. E me complimenti. Ah. Non credo. Non credo, ragazzi. Credo vada da sé. Ora lo testiamo, eh. Vediamo un po'. Oh, vip. Signori, mi sono arrivate anche le bollette. E probabilmente, ragazzi, aumento... Così. Eh sì! Beh no ragazzi, altrimenti davvero si è messi male, eh. Tanto male. Ok la gente arriva, sicuramente arriverà meno gente, però 153 a botta, meno male. Se poi comprano anche qualcosa da mangiare o da bere, perfetto. Vediamo un po', vedo che altra gente arriva. Oh, ecco, lui sta usando la macchinetta, ha preso una bibita. Ok. Eh, ma questa... Sono molto soddisfatto. Ok, aumenta, diciamo, la reputazione. Però secondo me non ci guadagniamo sopra. Mmm. Devo un po' capire. Siamo di nuovo a 3,16k, eh. Però porca miseria. Vedete, anche lei sta andando. Siamo a 3,22. Non so se posso aumentare qualcosa dal distributore. Devo un po' capire. Perché nel menu non c'è, ragazzi, eh. Quindi non so. Beh, okay, intanto lo roba... Eh. Ingresso VIP, ottimo. Ok. Ci sta che l'evento lo puoi fare solo una volta alla settimana. Ha senso. È comunque bilanciato, eh. Cioè, non è bilanciato male sto gioco. Devo solo piuttosto capire come funziona. Cioè. Popolarità è comunque buona, isola Casanova 1. Ecco cos'è e mo come si torna. Ok, ora mi fa score. Ma guarda che c'è altra roba, ma dai, ragazzi. Scorre male col mouse, però, secondo me ci sono tante altre cose da prendere con i punti. Eh, e poi pian piano le risorse aumenteranno. Ha senso, ha senso. Beh, sono le 16, tanto stiamo per chiudere la spiaggia, direi di terminare oggi una giornata, se siete d'accordo. Ok. Terminiamo la giornata in corso, dai. Eh, credo sia un'isola per ehm, flertare fra loro, quindi in realtà aumenta la popolarità dell'isola. Ha senso Dimmi che vip bravi papà Bravi vip Bravi vip Eh sì, vedi Eh solo che fa fatica il mouse A ah. Una spiaggia meno inquinata Bandiera blu Bello Questo ragazzi attira sempre i clienti Stiamo guadagnando abbastanza bene. Non troppo, però stiamo guadagnando bene. Pian pianino, ragazzi. È stato fantastico meriti. Ok, i clienti sono anche felici. Bene, bene, bene. <coughs> Intanto, buonanotte a chi va? Grazie mille, ragazzi. Eh, in realtà adesso chiudiamo il lido e direi che per oggi si è dato, eh. Ripeto, ovviamente più si guadagna, più si comincia ad espandere la spiaggia. Io punterei alla piscina, secondo me la piscina ci fa guadagnare un sacco di soldi. Lo stipendio dei dipendenti ovviamente me lo levano. Guardate un po', siamo a 1,79. Siamo messi malissimo. Da qua no. No, no, ragazzi. Credo sia l'ultima, è eh, la bandiera Però Ci siamo messi malissimo Ok Scusatemi Ah, signori Sì, si è fatta una certa Eh, vabbè Ah, che bello Essere influencer Ok ma scusa, ma di notte? Ma che fa? Ciao! Ok. Sì, allora, ragazzi, ci va solo un po' di pazienza per eh, guadagnare. Ma poi, secondo me, si può fare tanta, tanta roba a questo gioco. Secondo me, sì. Detto ciò, spero davvero. Ci dovrebbe essere, in teoria, il salvataggio. Ah, aspettate! Non è vero il salvataggio? c'è cioè, quando vado a dormire, quindi vado a dormire così salva. E direi che ci siamo, eh. Eh, signori, 1,79. Chissà quando riusciremo. Vabbè. Esatto, dormire. E questo, credo, sia il salvataggio automatico. Ci sta. Ora sappiamo anche come funzionano i bisogni e quant'altro. Ma ragazzi, io torno grande perché vi dico che per oggi è davvero tutto. Scusatemi ancora ragazzi per l'influenza, ma spero abbiate passato una buona serata. Vi ricordo ragazzi, il gioco lo trovate su Steam. Spero vi stia piacendo. È abbastanza ignorante come gioco. Per oggi però io vi ringrazio. Vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima live e vi dico ciao a tutti.